Bentornati ragazzi, nuova emulazione dal vostro Magico Monta e questa giornata di Natalino parliamo della Fiorentina 2023-2024 di Vincenzo Italiano, andando poi anche dopo aver esaminato l'analisi tattica anche a ricreare la tattica in Football Manager 24. Prima di partire però vi ringrazio del sostegno che mi date ogni giorno con le vostre visualizzazioni dei miei video e se vi piacciono, spero che lasciate un'iscrizione gratuita al canale, così come gratuiti sono i miei lavori che vi metto a disposizione. Detto questo, passiamo a vedere l'analisi tattica. Tu puoi essere arrivato ad un passo da riconquistare un trofeo europeo che manca dagli anni 90, sfumato solo nei minuti finali dell'ultimo episodio, cioè la finale della UEFA Conference League contro il West Ham, la Fiorentina ha la possibilità di riprovarci in questa stagione, grazie anche a Ceferin, che ha deciso di escludere la Juventus da tutte le manifestazioni europee nella stagione 2023-2024. Vincenzo Italiano, nonostante un mercato senza colpi di scena con l'arrivo di Arthur, Nzola e Beltran tra i più importanti, è riuscito a conquistare il primo posto nel girone continentale e sta lottando al momento per la qualificazione alla prossima Champions League. I meriti dell'allenatore sono molteplici, grazie a dei piccoli cambiamenti tattici come un libero che affianca i centrocampisti nella fase di costruzione/sviluppo e un'impronta più portata al possesso palla, 57,2% in questa stagione, seconda solo al Napoli con il 59,4%, secondo fbref.com. Questi cambiamenti andiamo a scoprirli nell'analisi tattica sottostante e nella creazione dell'emulazione in Football Manager 24. Sistema di gioco è un 4-3-3. Fase di possesso siamo con un 2-5-3, grazie a un terzino o il libero che si alzano sulla linea centrocampisti. In non possesso siamo con un 4-2-4/4-4-2 e 4-5-1. Costruzione. La Viola ha molti approcci interessanti in fase di costruzione. Di solito usano una forma 4 più 2 con difensori centrali ampiamente posizionati e terzini avanzati, o una forma di 3 più 2 con uno dei loro difensori centrali che si unisce al centrocampo. Molto probabilmente, spesso e volentieri, è Martinez Quarta. Infatti, vediamo qui sotto, nelle immagini, la prima della realtà della Fiorentina, immagine presa da totalfootballanalysis.com. Sulla destra lo vediamo invece nella nostra emulazione tattica in Football Manager con Martinez Quarta tra i centrocampisti. In più vediamo anche il terzino largo e il terzino stretto. Poi lo andremo a scoprire nella fase di sviluppo perché il terzino sinistro stretto. I due centrocampisti scendono profondamente per trascinare i loro marcatori, che liberano lo spazio dietro la linea di centrocampo affinché Bonaventura possa ricevere. Nel frattempo, l'attaccante e l'esterno destro sono posizionati centralmente per bloccare la difesa avversaria in modo che nessuno faccia un passo per pressare l'italiano. Vediamo qui, in questo momento, in questo caso, il 4 più 2 che ci vediamo prima con il libero sempre basso e i due centrocampisti che vengono incontro. Sviluppo. In questa fase si può notare subito il posizionamento del terzino sinistro stretto, come vedevamo prima in questa immagine qua. Vedete la differenza del terzino destro che è molto largo. Andiamo a vedere poi anche la differenza dopo nell'emulazione tattica dei due movimenti. Il ruolo fondamentale è quello del mediano che si preoccupa sia di dare il via all'azione innescando gli uomini di qualità sugli esterni. Ma lo vedremo anche poi molto importante, anche perché quel sia, anche in fase di non possesso. L'idea principale della squadra è quella di lavorare sulle corsie, con la collaborazione terzino centrocampista esterno, che vediamo molto bene qui in questa immagine, nella nostra emulazione tattica. Finalizzazione. La Fiorentina cerca di finalizzare l'azione per vie esterne, con cross o passaggi filtranti per i centrocampisti, che per caratteristiche sono più incursori che palleggiatori, il cui compito è quello di riempire l'area avversaria e andare al tiro. L'area di rigore è riempita anche dall'attaccante e dall'esterno opposto. L'alternativa è l'attacco alla profondità della punta, cose che vediamo tutte qui sotto. Qui addirittura vediamo anche una finalizzazione con il libero che avanza, che va lui stesso alla conclusione dai limiti dell'area. Poi vediamo la finalizzazione con l'attacco alla profondità dell'attaccante, in questo caso Beltran, e
e poi vediamo la finalizzazione con cross con il destro Dodò che va sul fondo, fino in fondo, dentro l'area di rigore, e l'area occupata da ben 4 compagni di squadra. Come dichiarato dallo stesso mister Vincenzo Italiano in un'intervista speciale a DAZN, l'area deve essere attaccata in ogni suo spazio. Vediamo infatti qui sotto, con l'attacco di tutti i mezzi spazi, Nico Gonzalez qui l'esterno che va a servire un passaggio in profondità con il centrocampista, l'attaccante e l'esterno opposto che attaccano l'area di rigore in tutti i suoi spazi. Fase di non possesso. Sempre nella suddetta intervista il tecnico viola ha dichiarato che il pressing alto in fase di non possesso è la sua prerogativa. Infatti la Fiorentina porta una pressione forte sui portatori avversari già con gli attaccanti. Oltre ai 3 attaccanti, a turno uno dei centrocampisti si alza per pressare e premere l'avversario. Vediamo qui infatti, in fase di non possesso, avanzato in fase di pressione alta, il 4-4-2. Quando la squadra è costretta a difendere la sua metà campo, i due centrocampisti si stringono ad andare più forte al mediano. Il suo è un ruolo chiave, in quanto deve sempre visitare la zona centrale del campo, facendo da schermo ai due difensori centrali. Quando la squadra invece deve difendere lateralmente, il raddoppio sul terzino di parte attaccato viene da parte principalmente del centrocampista. Qui infatti vediamo il 4-1-4-1 con il mediano più staccato dai due centrocampisti, che però sono stretti a dargli man forte. Transizione. La tensione offensiva è un'arma fondamentale del gioco italiano, infatti il pressing alto portato è finalizzato proprio a questo, riconquista e contrattacco. Quando invece la squadra perde palla, la prima idea è quella di recuperarla subito, attaccando in avanti. Questo è possibile se la squadra riesce a organizzare un'azione immediata di contropressing, altrimenti si ricompatta dietro ognuno nella sua posizione, con un 4-1-4-1. Quindi, dopo aver esaminato questa analisi tattica, andiamo a vedere la nostra emulazione tattica in Football Manager 24. Eccoci qua, come abbiamo detto prima, l'idea di Italiano è improntata su un possesso palla più presente a confronto delle scorse stagioni. Però, nonostante questo, il gioco risulta verticale, e specialmente quando poi arriviamo nella tre quarti avversaria si accelera anche, quindi un classico tiki-taka verticale. La mentalità ovviamente è positiva. In fase di possesso abbiamo una pezza d'attacco stretta, perché la lateralità viene data, l'ampiezza viene data singolarmente dai giocatori. Il sistema di gioco: si parte a terra difesa sfruttando il centro, perché come abbiamo detto l'azione parte sempre dal nostro mediano, e si gioca la palla negli spazi. Lo stile di passaggio è più corto, con un ritmo leggermente più basso. Sulla tre quarti i cross sono bassi, per caratteristiche proprio dei giocatori della Fiorentina, e si cerca di portare il pallone in area di rigore con più creatività. In transizione, pressing a tutto campo e contropiede, quando il portiere ha la palla, la passa centrale difensivi. Fase di non possesso, la linea è molto alta. Ricordiamo il gol subito l'anno scorso, molti, ma quello è rimasto più impresso a tutti, tifosi e non, la finale di Conference League persa 2-1. Vediamo il gol del 2-1 arrivato nell'ultimo minuto di recupero, con la Fiorentina che difendeva a centrocampo con la linea difensiva. E il pressing degli attaccanti è alto, intenso al massimo, impedendo i passaggi al portiere. Linea di difesa più alta, quindi facciamo il fuorigioco, e la trappola del pressing è indirizzata sui lati. Quindi, detto questo, passiamo ai nostri ruoli. Portiere, abbiamo detto, aiuta in fase di costruzione, quindi è un portiere libero attacco. Centralmente abbiamo un difensore che è in posta, che è l'unico che resta nella nostra difesa quando costruiamo, specialmente nella parte alta del nostro centrocampo. L'altro è un libero che avanza, cioè Martinez Quarta, quello che abbiamo detto prima nell'analisi tattica. I due terzini sono entrambi terzini classici, però con delle impostazioni diverse. Il sinistro, abbiamo detto che in fase di possesso deve giocare stretto, però poi quando ha la palla deve allargare il gioco, appunto per creare quel
quelle catene esterne con il centrocampista e l'esterno alto. Il cross viene effettuato da lontano. Ricordiamo spesso i cross di Biraghi, per esempio, dalla tre quarti. Sulla destra invece abbiamo un terzino a cui diamo di stare più largo, quindi la nostra lateralità di qua è data dal terzino largo, e quando ha la palla di allargare il gioco. E la sua posizione di cross deve essere dalla linea di fondo. Centrocampi, abbiamo il regista classico davanti alla difesa. Come diciamo sempre, il regista, questo qua, a differenza del regista arretrato, va usato di più in Football Manager per moduli improntati appunto al possesso palla. Ecco perché regista e non regista arretrato. Centrocampisti, abbiamo detto, due incursori non palleggiatori, nonostante sia un tiki-taka verticale. Quindi la differenza è quanto si vanno ad inserire, e è al fatto che deve comunque uno dei due stare più vicino al regista in fase di impostazione, quindi devono essere un po' scaglionati. Quindi sulla destra abbiamo centrocampista centrale classico, supporto Tankan, al quale diciamo di stare largo e allargare il gioco. Sulla sinistra invece abbiamo sempre centrocampista classico, ma attacco Bonaventura, con libertà di movimento e corri più rischi, anche lui stai più largo e allarga il gioco per le famose catene esterne. Nella rifinitura, chiamiamola così, gli esterni abbiamo un'ala invertita sulla sinistra e un attaccante esterno sulla destra. Ala invertita Gonzales, al quale abbiamo dato di stare più largo, quindi ecco sulla sinistra chi ci dà la nostra lateralità, visto che il nostro terzino sta stretto, libertà di movimento e vai avanti appena possibile. Sulla destra invece abbiamo un attaccante esterno supporto, al quale gli diamo di stare stretto. Ecco come si vanno a interscambiare il nostro terzino e il nostro esterno d'attacco. E poi, perché come abbiamo detto, deve stare già dalla fase di costruzione vicino all'attaccante per tenere bassa la difesa avversaria e stretta. Davanti abbiamo un attaccante che pressa. Perché attaccante che pressa? Perché come abbiamo detto, in fase di non possesso dobbiamo essere molto alti e molto propensi al pressing, al recupero alto del pallone. Quindi abbiamo messo un attaccante che pressa attacco. Come diciamo sempre, in fase di possesso comunque cercherà di segnare come fosse una punta classica avanzata. Quindi cambia solo il discorso, questo ovviamente su attacco, cambia solo i compiti in fase di non possesso. Quindi questo è il nostro 4-3-3 in fase di non in Football Manager 24. Andiamo adesso a vedere come è andata la stagione. Come dico sempre io, stagione che testo secca, senza mercato, senza gestione della squadra, senza allenamenti particolari, niente, solo prova tattica. Tra l'altro tattica che inserisco questa l'emulazione a prescindere dalla partita, a prescindere da come va la partita prima e dopo. Partiamo in Serie A forte, perché vinciamo in trasferta 1-0 con l'Atalanta, poi vinciamo 4-3 per eliminare con il Victoria Pilsen, e poi pareggiamo 1-1 con la Lazio in campionato e vinciamo ancora 4-3 il ritorno con il Victoria, poi 2-2 con la Juventus, poi prima sconfitta stagionale 2-0 con il Milan. Poi goleada 8-0 nel girone di Conference con la Dinamo Tbilisi, 4-1 il Frosinone, poi perdiamo con la Roma. Ripartiamo in campionato nel mese di ottobre con la vittoria con il Torino, pareggio con l'Inter, vittoria con Cagliari e Genoa, quindi molto positivo il mese di ottobre, anche perché vinciamo entrambe le partite di Conference League 2-0 e 4-2. Molto bene anche a novembre con senza sconfitte, ancora due vittorie in Conference League nel girone, poi vittoria con Lecce, Udinese e pareggio col Sassuolo, ancora ottimo il mese di dicembre, dove vinciamo 3-0 con il Bologna, 5-1 con il Monza, vinciamo di nuovo con l'Olympiacos in Conference, quindi passiamo il turno tra l'altro a punteggio pieno in Conference, poi vittoria con l'Empoli, poi tre pareggi di fila, Salernitana, Atalanta e Verona, pareggio il quinto di fila, arriva dopo le feste, cioè il 7 di gennaio con il Napoli, vinciamo in Coppa Italia 5-3
il terzo turno, primo per noi, poi 2-2 ancora con la Lazio, poi inizia la Supercoppa italiana dove vinciamo 2-0 in Napoli, poi vinciamo dopo lo 0-0 ai calci di rigori con l'Inter, quindi vittoria nella Supercoppa italiana. Poi perdiamo 1-0 con la Juventus in campionato e 3-2 in Coppa Italia, quindi dopo la vittoria del trofeo usciamo dalla Coppa Italia. Poi pareggiamo con il Milan, quindi già meglio dell'andata dove abbiamo perso, poi vinciamo 3-0 in Frosinone, 3-2 con la Roma, anche qui abbiamo perso all'andata, poi però perdiamo 3-1 con il Torino, 1-0 con l'Inter. Poi iniziano gli ottavi di conference dove vinciamo, eliminiamo il Panathinaikos vincendo 4-1 al ritorno e 1-1 all'andata. Poi ancora vittoria in campionato a parte la sconfitta con il Sassuolo. Olympiacos ancora una volta in Conference League dove pareggiamo 1-1 all'andata e 3-1 al ritorno, quindi passiamo anche i quarti di conference. Semifinale incontriamo il Betis dove vinciamo 4-0 all'andata, poi perdiamo 2-0 in casa, ma arriviamo in finale di conference dove vinciamo 2-1 con l'Aston Villa. In campionato perdiamo l'ultima partita con il Napoli, però questo non ci permette di non conquistare la Champions League conquistando il terzo posto. Quindi concludiamo al terzo posto, quindi qualificati alla Champions League. Vittoria della Supercoppa italiana e vittoria della Conference League. Oltretutto, con 20 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte, siamo il secondo miglior attacco a un solo gol di differenza dal Milan, che ha vinto con 77. Per i gol subiti siamo al settimo posto con 38 e clean sheet siamo al sesto posto con 14. Ma dato importante che fa capire anche la verosimilità dell'analisi tattica, il 60% di possesso palla medio in Serie A a pari con la Lazio. Tiri subiti, siamo al settimo posto. Ovviamente italiano, come è normale che sia, non ha come prerogativa la fase difensiva, mentre per la fase offensiva siamo al quarto posto per 477 tiri a favore. Quarto posto anche nella percentuale di passaggi riusciti, completati, che addirittura sarebbe il secondo posto perché ce ne sono 3 a 91, poi noi al 90%. Per quanto riguarda i giocatori, invece, il cameriere Giroud con 25 gol, Nzola chiude con 21 gol, quindi non facile far fare 21 gol a Nzola. Assist abbiamo Biraghi al primo posto con 15. Altro dato importante, le pressioni completate, quindi per far capire quanto già pressiamo alto, è Gonzales colui che l'ha fatta di più col 128. Stesso discorso dei passaggi progressivi nei 90 minuti, al secondo posto abbiamo Biraghi. Andando a vedere le altre competizioni, in Conference League, che ripeto abbiamo vinto, siamo la squadra che ha fatto più gol, 47 in 15 partite, possesso palla 64% in 15 partite. Praticamente a pari con il Betis, che però ha fatto la metà delle partite nostre, quindi è più facile riuscire a mantenere un possesso palla alto. Per i clean sheet siamo al quarto posto, scusate, siamo al quinto posto con 4 clean sheet in 15 partite e 18 gol subiti. Anche qui, per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere è Aboubakar con 13 gol fatti, poi abbiamo Brekalo noi con 9 e Gonzales con 8. Per gli assist, anche qui abbiamo Biraghi con 7, Arthur e Brekalo con 6. Quanto riguarda la Coppa Italia, non siamo andati molto lontano, però nonostante tutto, in due partite abbiamo fatto 7 gol e un 60% di possesso palla. Per quanto riguarda la Supercoppa italiana che abbiamo vinto, non abbiamo fatto solamente 2 gol, però abbiamo fatto il 59% di possesso palla in entrambe le partite, molte più della Lazio. Per quanto riguarda i clean sheet, invece, 2 volte su 2 non abbiamo subito gol, vincendo appunto 2-0 e pareggiando 0-0 la finale. Guardiamo invece adesso i risultati stagionali dei nostri uomini, con Nzola che ha chiuso con 27 gol e 4 assist, Nico Gonzales 20 gol e 6 assist, poi abbiamo Kokorin che non ci interessa, infatti togliamo i giocatori che non sono nostri, Brekalo, l'altro esterno, chiude con 15 gol e 12 assist. Milinkovic, molto probabilmente su calcio d'angolo, 13 gol, nonostante non siano stati impostati. Poi Beltran, che si è alternato a Nzola, chiude con 13. Molto bene anche Arthur, come dicevo, ruolo fondamentale, nostro mediano,
10 gol e 15 assist, Bonaventura 8 gol e 7 assist, Iconé 7-3, Mandragora che anche lui si è alternato ad Arthur nella mediana 4 gol e 11 assist. Per gli assist, come abbiamo detto, spicca Biraghi con 22 assist stagionali. Detto questo, ragazzi, per la versione italiana ci siamo. Adesso, subito dopo, inizierà la versione in inglese per i nostri utenti, che ringrazio, stranieri. E detto questo, appunto, per ringraziarvi, spero che la tattica vi sia piaciuta. Spero che abbiate visto la realtà, quello che spero sempre io, nel gioco, nell'emulazione. E detto questo, trovate il download gratuito in descrizione, così come è gratuita l'iscrizione al canale YouTube, che spero lasciate. Good morning, guys. Your Magico Monta presents you with its new tactical emulation, and it is Vincenzo Italiano's Fiorentina 23-24. Before starting, I would like to thank you for the support you give me, and I hope you continue to give me. And if you like my contents, I hope you leave a free subscription to the channel, just as my works are free for you. This English language version is reduced compared to the Italian one, in order to be able to bring you many more tactics in this language over the course of the month. So if you want a more in-depth detail, I recommend the Italian video with subtitles. Let's start with the tactical analysis that you can find on my website, magicalmontafootballmanager.it. Construction. The Viola has many interesting approaches in construction. They usually use a 4-plus-2 shape with widely positioned central defenders and advanced fullbacks, or a 3-plus-2 shape with one of their central defenders joining the midfield, which is most likely Argentine Lucas Martinez Cuata. Development. In this phase, you can immediately notice the narrow positioning of the left back. The fundamental role is that of the midfielder, who is concerned with starting the action, triggering the quality men on the outside, finalization. Fiorentina tries to finalize the action via external routes with crosses or through passes for the midfielders, who are more raiders than setters, and whose job is to fill the opponent's area and shoot. The penalty area is also filled by the attacker and the opposite winger. The alternative is to attack the depth of the tip, non-possession phase. In an interview, the Viola coach declared that high pressing, when not in possession, is his prerogative. In fact, Fiorentina brings strong pressure on the opposing goalkeepers already with the attackers. In addition to the three attackers, one of the midfielders takes turns rising to pressure the opposing playmaker. If high pressing fails, he lines up with 4-1-4-1 in his half of the pitch. This video shows the tactics and roles settings. Results: win Italian Super Cup, win Conference League 3 in Serie A. Greetings from your Magico Monta.